Ok, siamo con Federica Ruscito da Arce. È venuta a San Gabriele per il giubileo degli ammalati e degli operatori sanitari. Federica, prima di tutto ti chiedo di raccontarci un pochettino come hai conosciuto San Gabriele e cos'è San Gabriele per te. Un saluto a tutti quanti, mi trovo qui in questa stanzetta di San Gabriele ho condiviso con lui oggi il giubileo dell'OSS, però prima di arrivare a parlarvi di questo giubileo, voglio dirvi che per me San Gabriele è un santo in cui sono molto molto legata. Da tantissimi anni frequento la comunità passionista e per caso ho cominciato a fare degli incontri con i passionisti e da lì è nato questo grande amore per San Gabriele che mi ha accompagnato per tutto il percorso della vita. Ogni anno vengo a San Gabriele, perché per me San Gabriele è quel punto di riferimento, quel compagno di vita e quel punto di forza. Lui che è il santo del sorriso e il santo della gioia, e quindi in questo periodo che comunque si fatica a trovare quella gioia, lui è sempre stato quel punto di forza. Per questo sono molto legata a lui. Oggi ho frequentato il giubileo degli OSS. Un OSS è un operatore sociosanitario. Prima di tutto è un lavoro di umanizzazione, perché tu sei a contatto tutti i giorni con delle persone che comunque hanno bisogno del tuo aiuto, del tuo sostegno e del tuo esserci. Posso fare due esempi che ho a mia volta avuto dai miei insegnanti. Uno è che dice, è un lavoro di competenza e conoscenza, e la seconda cosa, quando venivano i ragazzi a fare tirocinio alle case di riposo dove io lavoravo, gli dicevo sempre: venire a fare tirocinio non è una passeggiata, che bello, io non vado a scuola, ma fare tirocinio significa prendere l'ascensore e scendere giù da sé. Per capire se questo lavoro è realmente per me o non è per me, perché essere OSS significa esserlo al 100%, significa avere accanto delle persone che si affidano completamente a te. Ci sono delle persone che hanno bisogno di te, dalla cosa più banale alla cosa più importante. Se dovete fare il lavoro di OSS perché non avete trovato altro, è meglio che non lo fate, perché comunque avete di fronte delle persone che soffrono, che sono ferite e in voi cercano quello che la vita non gli ha dato. La figura professionale, e oggi nel convegno si parlava proprio di questo, diventa la prima famiglia, perché purtroppo al giorno d'oggi tanti anziani, tante persone che non stanno bene, non si è più in condizioni come prima, che restava in famiglia, che comunque c'erano i figli che l'assistevano, ma bensì viene lasciato in mano di questi operatori. Essere qui è stata un'esperienza emozionante, da stamattina al convegno, perché comunque condividere questo cammino è una cosa importantissima. Poi la partecipazione alla Santa Messa e anche avere l'attestato, perché non è un pezzo di carta, ma è prenderti, renderti consapevole di ciò che sei. Quindi questo servizio come una donazione e come un atto d'amore. In questi giorni proprio questo mi sono chiesta: che cosa vuol dire OSS, come io la vivo questa missione? Ed è stato bellissimo poterlo vivere con San Gabriele, che è il mio punto di riferimento. Ho consacrato il mio lavoro, questa giornata, e
una giornata piena di emozioni. Domanda. Farlo perché se ti rendi conto che questa è la tua chiamata, io penso che ogni persona quando nasce ha la sua strada, e quindi quando ti cresci e capisci che comunque il fatto di stare a servizio degli altri e comunque il relazionarti con chi soffre, comunque sei una persona capace di entrare in empatia, sei capace comunque di emozionarti sulle piccole cose, sei capace di crescere in ogni momento, perché puoi avere tutte le lauree che vuoi, ma in questo lavoro si cresce passo dopo passo con il paziente, perché tante cose non le studi, cioè le impari vivendo. Faccio un esempio proprio personale per far capire. Un giorno ho chiamato la mia dottoressa della cooperativa, gli dissi: dottoressa, sai oggi che mi è capitato? Avevo una paziente con l'Alzheimer, stato avanzato, molto agitata, non si riusciva a calmarla in nessun modo. Un bel giorno di sole io gli dico: andiamoci a farci una passeggiata per le vigne. Andiamo a fare questa passeggiata, incontriamo dei fasci di legna, lei si mette a fare questi fasci di legna, abbiamo passato delle ore tranquillissime. Certo, su un libro non trovi che devi fare questa esperienza, però il lavoro, l'esperienza personale, il modo in cui tu riesci a relazionarti col paziente ti impara e ti dà soddisfazioni, perché poi comunque quando ti chiama la dottoressa della cooperativa e ti dice: ho avuto la relazione della famiglia che è ottima, lì capisci che quella è la tua strada. Quindi è importante capire se è la tua strada. Quindi mi hai detto competenza. Competenza e conoscenza. Conoscenza, aggiungiamo anche vocazione. Sì. Tu sono 2-3 giorni che stai qui a San Gabriele per questo convegno, in realtà sì. Sei venuto un po' prima. Ti faccio una domanda personale, se credi non rispondere. Ma con San Gabriele in questi giorni, che cosa vi siete detti? Troppe cose, troppe cose. Soprattutto, ma veramente guarda, parla il silenzio. Se devo dire la verità, perché quando ogni volta che mi metto davanti l'urna è come se la testa si svuota, e quel silenzio e quello sguardo, guardarci ci riempie, e quindi più che parlare io ho parlato il cuore. Quindi tante persone quando sanno che vengo a San Gabriele prega per me, però poi quando arrivi là davanti stai così bene, così in sintonia con lui che pensi che già sa tutto. Ti ringrazio, se vuoi aggiungere una cosa, altrimenti salutiamo. L'unica cosa che voglio aggiungere è che ti ringrazio per questa esperienza, sono contenta di averla fatta, spero che chi mi ascolta possa essere colpito dallo stesso amore che io sento per San Gabriele, e possa scegliere se vorrà fare l'OSS. È una professione bellissima che io sono felicissima di farla, ma mi raccomando, competenza e conoscenza, perché non abbiamo in mano dei fogli di carta, ma di vite umane. Grazie Federica, veramente grazie di cuore.